Noi stiamo apprezzando molto il comportamento del presidente Mattarella nei confronti della città di Napoli. È venuto spesso, è venuto in forma privata e in visita ufficiale. Ricordiamo a settembre di quest'anno l'apertura dell'anno scolastico da Ponticelli, da Napoli, l'apertura adesso della stagione teatrale con la Carmen al San Carlo, quindi la sua presenza è importante, ma sono importanti anche le parole che lui ha utilizzato quando è venuto a Napoli, il ruolo di Napoli, dei giovani, la capacità di questa città di riscattarsi nella lotta alla camorra, la forza nelle radici culturali della nostra città, insomma sempre parole, anche parole vorrei dire di apprezzamento. Parole di apprezzamento per la città, per quello che ha visto, quindi in questo fine settimana prenatalizio è particolarmente ben augurante la visita del presidente Mattarella e mi auguro che ci incoraggi sempre di più nella liberazione della città da ogni forma di sopraffazione e di violenza. Noi crediamo molto nel San Carlo, io ho fatto sempre un grande lavoro quando sono stato al San Carlo, credo che il San Carlo rappresenti una delle eccellenze della nostra città, uno dei teatri più antichi del mondo, che l'inizio avvenga col Presidente della Repubblica a noi fa molto piacere, perché il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato, rappresenta l'unità nazionale e venire a Napoli per noi ha un significato importante. E poi proprio perché noi stiamo riscattando la città con la cultura, il San Carlo è uno degli elementi fondanti e principali di questo riscatto della città e vedere anche appunto la Carmen con Zubimeta è un motivo di grande prestigio internazionale sicuramente.